se incontri una persona nata prima del 50, te dice rap, te dice giovanotto, ancora adesso. Perché? Perché l'Italia è famosa per fare questi paradossi, che allora gli serve qualcuno che impersonifica quella corrente là, però i gangsta rap sono troppo ignoranti, i neri vanno bene, allora serve uno scemo biondino col cappello giallo che fa per giullare, allora così va bene. E questa è la cosa che in Italia ha sempre comunque fermato un po', che siamo una cosa di carosello, capito? Quindi un genere come il rap è difficile che ti arriva nella giusta... Cioè, una cosa importante che ci siamo dimenticati, perché si faceva sta musica. Adesso si fa per i soldi, adesso si fa per scopasse le ragazzine, adesso si fa per essere il figo della scuola. Ma la gente si è dimenticata che il rap si fa perché la gente è rotta il culo. Cioè, uno è incazzato e vuole dire una cosa. Questa cosa è stata totalmente dimenticata, tanto che io mi sono rotto i coglioni di sentire gente che parla dei Gucci, dei soldi, dei Ferrari che non c'ha. Perché è una stronzata. Cioè, tu devi parlare di quello che tu c'hai e di quello che vorresti avere e di quello che non c'hai. Non è che devi far finta di essere uno che non sei. Non è che per forza in Italia deve servire un pagliaccio per poter portare... Fabri Fibra, che è uno con due coglioni così, secondo me, uno dei pochi che ho visto parlare seriamente in televisione, che ho visto prendere questa cosa in una maniera giusta. Però, vai a guardare, paradossalmente, l'unico che ce l'ha fatta in Italia, perché dentro lui c'è un che de giocherellone. Capito? Se no non sarebbe passata. Se sei troppo incazzato, sei troppo gangster, sei troppo così, in Italia non andrai mai, perché sei pericoloso. Servirà sempre un elemento che addolcisce la pillola, capito? Pericoloso.